Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapo Rebuild. Oggi vi porto due aromi della Twisted Flavor. Stiamo parlando del Gundai Funday e del Unicorn versione 2. Allora, cominciamo con il Gundai Funday, che dovrebbe essere una raffinata miscela di cioccolato bianco e popcorn caramellati. Il produttore consiglia una miscelazione dal 5 al 10%. Questo qui è stato fatto al 10% su una base 60VG 40PG, maturazione due mesetti di maturazione. Andremo a fare la prova di svappo sul Kennedy 24. Prima di andare a fare la prova di svappo, facciamo un'analisi olfattiva del liquido e vediamo un po' che cosa riusciamo a sentire. Allora, l'analisi olfattiva, sento un leggero sentore che potrebbe essere sì di cioccolato, senz'altro, accompagnato da un sentore che potrebbe accostarsi al popcorn, senz'altro. Sentore caramellosi non li sento, caramello non lo sento. Andiamo a fare la prova di svappo sul Kennedy 24 e vediamo un attimino che cosa ci dice questo Gundai Funday Twisted Flavor. Prova di svappo. Allora ragazzi, alla prova di svappo partiamo subito nel dire che miscelato al 10% non è che sia molto, molto intenso come sapore. È un sapore delicato, quello sicuro. Allo svappo ci sento un sentore che potrebbe avvicinarsi comunque al cioccolato bianco con uno sfondo. Un vago sentore di popcorn, ma veramente vago, tutto in un contesto un po' chimico per i miei gusti. Non è un liquido che sinceramente mi ha impressionato, devo dire la verità. Manca di struttura, non ha un aroma deciso, è anche leggermente un po' chimico. Non mi ha soddisfatto più di tanto questo Gundai Funday. Si sente questo leggero sentore che potrebbe assomigliare al cioccolato bianco, potrebbe, perché non è neanche tanto veritiero come sentore, di popcorn caramellati neanche l'ombra, secondo me, neanche l'ombra. Popcorn, ma veramente veramente molto 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 lontano dal vero sentore di cioccolato bianco con popcorn caramellati, veramente veramente molto lontano. Se dovessi dare un voto a questo liquido, si prenderebbe tranquillamente un 5, per i miei gusti, un 5 assolutamente, sotto la sufficienza. Veramente questo Gundai Funday mi ha un pochettino deluso, veramente. Ok ragazzi, bene, passiamo al prossimo aroma, che è l'Unicorn versione 2. Allora, Unicorn versione 2, sempre Twisted Flavor, andiamo a vedere la descrizione. Nella sua nuova versione, miscela di latte, panna, lampone e un accenno di fragola. Dosaggio consigliato 3-6%. Questo qui è stato miscelato al 5% su una base sempre 60VG 40PG. Andiamo a fare l'analisi olfattiva e vediamo un attimino questo Unicorn versione 2. Allora, all'analisi olfattiva spicca veramente tanto la fragola. È un leggero sentore pannoso sicuramente. Assomiglia molto alle caramelle, panna e fragola che troviamo nei tabacchini. Bene, andiamo a fare la prova di svapo sempre sul Kennedy 24.
con 6 spire di Nichrom 22 gauge su punta da 3 mm, resistenza da 0,15. Vediamo un attimino questo Unicorn versione 2 Twisted Flavor. Allora ragazzi, partiamo subito nel dire che rispetto alla prima versione hanno fatto sicuramente una miglioria, che la miglioria sarebbe nella concentrazione dell'aroma, visto che questo qui è stato miscelato al 5%, il vecchio Unicorn, la prima versione si andava oltre il 10%, quindi già questa è una miglioria. Andiamo a parlare della struttura del liquido, che secondo me rispetto alla prima versione, diciamo che qui spicca ancora di più la fragola. Diciamo che questa versione 2 è più un panna e fragola, invece la prima versione era un liquido un po' più strutturato per i miei gusti. Venivano fuori delle note più cremose, oltre a della semplice panna e fragola, venivano fuori delle note più strutturate, cremose, più corposo, la versione 1. Questa versione, la versione 2, è un po' più sempliciotta, è più un panna e fragola molto semplice. Nonostante questo è un buon liquido, assolutamente, per gli amanti della fragola secondo me è un ottimo, ottimo liquido. Ecco, rispetto alla prima versione, qui diciamo che spicca ancora di più la nota della fragola, una nota fragolosa leggermente un po' più acidula rispetto alla prima versione, che avendo una struttura più cremosa, più complessa, toglieva un attimino quell'acidulo della frutta. Il lampone sinceramente non riesco a percepirlo. Quindi ragazzi, che dirvi, io continuo a preferire la versione 1 dell'Unicorn, sempre Twisted Flavor, che ho recensito tempo fa. Se dovessi dare un voto a questo liquido, si prende un 6,5-7. Sicuramente se dovessi scegliere, sceglierei di acquistare la prima versione, anche se meno concentrata. Quindi ragazzi, valutate voi sul da farsi. Un buon liquido, niente di speciale. Era molto più speciale la versione 1. Ok ragazzi, penso che non ci sia altro da dire, quindi che dirvi, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete il video, commentatelo, e vi ricordo che questo canale ha un gruppo Facebook collegato dallo stesso nome, pagina Facebook Svapore Build. Vi lascio con l'ultima svapata. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!